Siamo in compagnia di Silvia Sorlini, siamo qui oggi all'inaugurazione dell'aviosuperficie Luciano Sorlini S.P.A. Ma come avete pensato di fare tutto questo? Noi avevamo una aviosuperficie più corta e poi unificando tutto il nostro lavoro in un'unica sede, perché prima avevamo anche un distaccamento a Monte Galdella, portando qui tutto il lavoro abbiamo ovviamente pensato di allungare la pista e quindi l'abbiamo portata oltre 700 metri, in modo che tutti, sia ultraleggeri sia aviazione generale, possano arrivare agevolmente. In effetti ci sono atterrato ed è una pista bella, un fondo fantastico. Ma la giornata oggi come si articola? È solo un incontro fra amici, perché comunque io sono appassionata di volo, sono anch'io pilota e per me sì, il lavoro è una cosa, però l'incontrare gli amici è comunque entusiasmante. Ho visto però che questa mattina avete fatto nella vostra aula un paio di incontri, uno con Bisa e una parte invece più tecnica. Sì, la prima è stata, tra l'altro è stata veramente così, è stata una cosa non pensata prima, improvvisata, visto che c'era Roberto Bisa abbiamo pensato, noi appassionati, abbiamo pensato di fargli un po' di domande, vedere un po' delle sue foto. Dopodiché è subentrata Rotax ufficiale dall'Austria per parlare un po' dei suoi motori. L'occasione di oggi è stata anche quella di mostrare ai costruttori italiani il nuovo motore della Rotax. È un motore che, a differenza dei precedenti, ha qualche cavallo in più, difatti ha 100 kW, quindi circa 135 cavalli, e unisce l'iniezione al turbo. Quindi è un motore che consentirà di ampliare la gamma di impiego dei Rotax anche ad aeroplani, per esempio quadriposti, oppure anche a elicotteri, cosa che fino a qualche mese fa non era possibile. La sigla esatta? Il nome del motore è 915 IS. Da 135 cavalli? 135 cavalli, esatto. Ma il basamento è sempre quello? Il motore avrà più o meno gli stessi ingombri e richiederà gli stessi spazi del vecchio motore a iniezione 912 IS, ma avrà qualche cavallo in più. Arrivando in volo abbiamo potuto apprezzare la bellissima pista da 700 metri, con cui presumo ultraleggeri e aviazione generale potranno raggiungervi, per avere quali servizi qua? Sì, lo scopo della nuova pista è stato proprio quello di spostare dall'attuale sistemazione di Vicenza, dove avevamo un'altra azienda che faceva manutenzione per l'aviazione generale, trasferirla qui e costituire un polo unico per la manutenzione sia dei motori che delle cellule. Quindi adesso con la nuova pista abbiamo la possibilità di fare assistenza a tutti i motori a pistoni e aeroplani per l'aviazione generale e ultraleggeri.